Pace e bene, mi chiamo Fra Lorenzo, ci troviamo nel convento di Santa Maria di Gesù di Palermo. Io sono il parroco e anche il rettore del santuario di San Benedetto il Moro. Questo convento è stato fondato nel 1426 dal beato Matteo d'Agrigento, discepolo di San Bernardino da Siena, il tempo della riforma dell'ordine francescano con un desiderio di ritorno alle origini. Vengono costruiti diversi conventi tra l'Italia e la Spagna e soprattutto il beato Matteo fonda questo convento insieme ad altri qui in Sicilia e qualcuno anche in Spagna con il nome di Santa Maria di Gesù. Una realtà ricca di spiritualità. Dopo 100 anni dalla fondazione viene ad abitare in questo convento San Benedetto il Moro, un figlio di schiavi africani che per merito di buona condotta da parte dei genitori, il loro padrone promette che il figlio nasca libero. Così Benedetto libero segue inizialmente un eremita, Girolamo Lanza, che passa dal suo paese natio che è San Fratello in provincia di Messina. Da questo eremita si porta con sé Benedetto, ma già da subito Benedetto si distingue per essere un taumaturgo capace di intercedere per guarire tutte quelle persone che si rivolgono a lui. Una bolla del Papa costringe tutti gli eremiti a entrare negli ordini mendicanti. San Benedetto, davanti a una statua in cattedrale della Madonna, viene ispirato a recarsi proprio in questo luogo, Santa Maria di Gesù. Benedetto è umile, analfabeta, ma ricopre incarichi importanti di guardiano, di maestro dei novizi, ma anche di cuoco. Ama ritirarsi in preghiera. Nella montagna che c'è dietro il convento si costruisce un piccolo eremo dove ritirarsi in preghiera. È un bellissimo luogo di pace, di spiritualità, dove ci si può anche ora ritirare e ritrovare se stessi e godere della comunione con Dio. Tanti sono i pellegrini che ancora oggi arrivano a Palermo e chiedono subito di venire a visitare i resti di San Benedetto. Il suo corpo è custodito in un'urna di cristallo in chiesa, viene definito corpo incorrotto in quanto parte del suo corpo è visibile ancora intatta, specialmente le mani e i piedi, dove si possono cogliere anche i particolari di una realtà che viene detta mineralizzata, cioè il corpo organico ma diventato come pietra. La possibilità di visitare questo luogo è certamente una realtà che fa piacere a noi frati per accogliervi e per condividere insieme l'esperienza mistica che si può vivere in questo luogo. In particolar modo ogni prima domenica del mese. L'appuntamento è al mattino per fare la salita fino all'eremo di San Benedetto, poi condividere la celebrazione eucaristica delle 10 e una visita guidata dopo la celebrazione. Vi aspettiamo!